E vorrei chiedere all'onorevole Castellina come Saddam Hussein può sostenere di volere una pace quando continua a lanciare dei missili Scud contro un paese che neanche lo sta combattendo. Onorevole Castellina, può rispondere alla domanda che le veniva fatta? Sì, certamente. Io trovo, vedi, orribile che gli Scud siano stati mandati sulla popolazione civile di Israele, ma avrei voluto vedere altrettanta indignazione quando Israele bombarda quasi quotidianamente i campi profughi palestinesi che stanno nel Libano. E quando Israele buttò le bombe sulla famosa in Iraq nel 1982, in una situazione in cui guerra non ce n'era alcuna, quelle bombe colpirono una centrale nucleare. Ora, vedi, siccome Israele c'ha la bomba nucleare, la centrale nucleare, le fa le bombe nucleari, con quale diritto poteva bombardare l'Iraq? Allora, io vorrei altrettanta indignazione, capisci, per una cosa e per l'altra, perché se no, allora la cosa non mi pare buona, capisci, che uno ci sia l'indignazione solo per gli scazzo Israele, ma nessuno pianga per i bambini palestinesi ammazzati ogni giorno dai bombardamenti di un governativi di Israele sui campi palestinesi del Libano. Che cosa diceva lei? Dicevo che non c'è una guerra più o meno giusta. Infatti. L'indignazione è la stessa. Non riesco a capire perché continuiamo a difendere il nostro ritiro dalla guerra e non anche un cessare il fuoco dall'altra parte. Quello che abbiamo visto e quello che abbiamo sentito. Quello che abbiamo visto è sconvolgente e credo che tutti quanti dobbiamo farci l'autocritica per come abbiamo ignorato la questione curda, che c'è in Iraq, che c'è in Iran, che c'è in Turchia. In Iraq forse è la situazione peggiore. Io sono stato un anno fa proprio in carcere, a visitare il carcere di Ankara, dove ho incontrato tanti curdi. E certo, Ankara è la capitale della Turchia, paese della NATO, che attualmente combatte l'Iraq in nome dei diritti internazionali. Ecco, quando dicevo prima, Dio mio, ma come si farà a far capire alla gente che si è mossa un'armata per il Kuwait e che però, ecco, non si è mosso nessuno per i palestinesi, per i ciprioti, per i curdi? Ecco, se vogliamo che ci sia, io credo che ci debba essere un principio regolatore dei rapporti internazionali che aiuti i popoli a far riconoscere i propri diritti, beh, allora bisogna che ci sia davvero, che ci si muova per tutti quanti. Allora, per i curdi, forse il Kurdistan è il popolo più disgraziato, io credo che veramente è il più disgraziato della storia. Anche lì che cos'è il frutto? Al disfacimento dell'impero ottomano i confini in tutta quella zona sono stati tracciati in modo del tutto arbitrario e anche la storia del Kuwait e dell'Iraq è una storia che è conseguenza del fatto che francesi ed inglesi si spartirono tutta questa zona tracciando le linee dove trovavano petrolio e sceicchi che potevano pagare. Il Kurdistan è stata la principale vittima di questa cosa e noi siamo tutti responsabili di avere effettivamente ignorato questa cosa. Però ecco, non si può dire che c'è una guerra, che questa guerra è fatta per il diritto internazionale, questa guerra si sta facendo per il petrolio. Se fosse così, si dovrebbe dire che uno dei partecipanti a questa guerra, che è la Turchia, ha trattato i curdi poco, pressa poco, così come li sta trattando Saddam Hussein. Luciana Castellina. Ma vorrei, le cose che si possono dire al fine di questa trasmissione sarebbero tante, vorrei dirne due che mi sembrano quelle essenziali. Abbiamo visto che c'è stato l'inizio dell'operazione terrestre prima ancora che Aziz fosse arrivato a Mosca. Si è deliberatamente bruciata in questo modo quel poco di spazio che c'era ancora per il negoziato. Mi chiedo perché c'è stato l'inizio dell'offensiva terrestre prima ancora che si sapesse qual è il contenuto della risposta di Saddam Hussein. E in secondo luogo, l'altra cosa che mi viene in mente è che in questo momento stiamo tutti, dipendiamo tutti quanti, certo per un verso da Saddam Hussein, ma per l'altro dalla decisione del presidente Bush. E dovrebbe essere l'ONU che giudica, se l'ONU è quello che ha detto che si doveva agire, che l'ONU dica che cosa è il contenuto del possibile compromesso che si fa. E invece siamo qui tutti come tanti cretini a dipendere di quello che deciderà Bush, se gli piace o non gli piace il compromesso. E di mezzo ci andranno migliaia di ragazzi che moriranno, a cominciare dai curdi, c'è stato detto, perché purtroppo stanno lì in prima fila, di iracheni, di italiani. Ho sentito solo questo, in una di queste cose che c'era dei bambini che chiedevano, ma perché muoiono anche i bambini iracheni durante i bombardamenti? E la risposta è stata, sì, certo, l'hai visto alla televisione.
E la, il bambino ha detto, ma perché sono cattivi i bambini iracheni? Allora siamo tutti contro la pena di morte qui, no? Credo, tutti quanti. Eppure invece per, contro Saddam Hussein, che certo nessuno di noi ama, anzi lo condanniamo, non solo condanniamo a morte lui, ma condanniamo i bambini iracheni a morte per quello che ha fatto Saddam Hussein. Io sono rivoltata di tutto questo e penso che in queste ore dobbiamo tutti fare qualche cosa. C'è una manifestazione sabato delle donne, io spero che ci troveremo in tante.